ritrovati a Competere Professione Giornalista, la nuova rubrica di Competere Journal non solo per gli addetti ai lavori, non solo di deontologia, che risponde ad una domanda: come si svolge la professione giornalistica? Oggi parleremo di minori con l'ospite della rubrica, il giornalista Giuseppe De Silva. Benvenuto. Grazie, ben trovata. Quali limiti incontra un giornalista nel trattare fatti che hanno come protagonista un minore? Allora, il minore è un soggetto debole, definito come tale per norma, e quindi il giornalista ha delle limitazioni nel trattare i dati relativi al minore stesso. Facciamo qualche esempio tecnico, diciamo così. Se il minore è vittima di reato, noi non possiamo dare nessun tipo di informazione che porti alla identificazione del minore stesso, e non possiamo dare nemmeno degli elementi terzi cosiddetti, cioè il nome del padre e della madre, oppure un'indicazione di una strada dove il minore potrebbe essere passato e quindi dove il minore potrebbe abitare. Questo non è possibile per legge, appunto perché il minore è un soggetto debole e va tutelato, appunto per norma. Fermo restando il diritto di cronaca, la carta di Treviso è una pietra miliare, il documento deontologico che tutela i bambini e i minori in generale. Quali sono i valori a cui si ispira e i punti principali della carta? Allora, la Carta di Treviso nasce intorno agli anni 90, 1990. È un protocollo d'intesa che è stato firmato dai giornalisti, quindi è una sorta di autoregolamentazione. I principi poi sono andati nel codice deontologico dei giornalisti e sono andati anche nel codice sulla privacy. Come nasce? Nasce appunto perché si è capito che il minore era un soggetto debole e quindi bisognava difenderlo in qualche modo. I principi alla base sono quelli di solidarietà e di protezione che la stampa deve dare non soltanto al minore, ma a tutti i soggetti deboli, i malati, gli anziani, anche i carcerati. Per ognuna di queste categorie è stata elaborata una carta. Hai detto bene, la Carta di Treviso è una pietra miliare, perché da quella carta noi abbiamo elaborato una serie di concetti deontologici che servono per raccontare meglio, senza efferatezze, i reati che riguardano il minore. Tutto si complica però con l'avvento del web, ma resta fermo l'interesse del minore. Come si valuta l'interesse del minore? Cos'è l'interesse del minore? E in quali sanzioni incorre il giornalista che viola le norme relative alla tutela del minore? Sì, allora le sanzioni sono quelle classiche della deontologia di cui abbiamo parlato in un'altra puntata. Se viene riconosciuto un illecito rispetto ai principi che abbiamo raccontato sul minore, il giornalista può subire un procedimento deontologico. Se l'attività del giornalista sul minore, raccontando un fatto che riguarda un reato commesso dal minore ma anche subito dal minore stesso, in questo caso ancora più grave, eventualmente dare delle indicazioni identificative del minore, a questo punto il soggetto che si ritiene danneggiato può querelare il giornalista e quindi arrivare ad un risarcimento del danno in sede civilistica. Quindi bisogna stare molto attenti e va detto che ultimamente ci sono dei casi invece di grande attenzione da parte della stampa, intesa in generale, per quanto riguarda i minori. Sul web diventa più complesso perché molto spesso la regolamentazione che esiste, che è esistita nei mezzi tradizionali, nei media tradizionali, non viene di fatto portata sul web. Sul web si ritiene che si possa fare tutto, in realtà non è così. Anche sul web valgono le stesse regole che valgono per la carta stampata, per la televisione e in particolare per l'attività giornalistica. L'attività giornalistica è tale per la carta stampata, per la televisione, per il web. E quindi bisogna darsi una regolata e comprendere bene che pubblicare foto di minori è sempre, possiamo dirlo, sconsigliabile. In particolare, se poi questi minori sono vittima di reati, è impossibile pubblicare la foto. Se il minore è invece autore, protagonista di un fatto positivo, magari lì si può ragionare con delle liberatorie e si può stabilire un criterio per eventualmente pubblicare la foto del minore. Ma insomma, i termini della questione sono questi e sono molto stretti, stringenti. Quali sono invece i dati del minore che il giornalista può trattare? Allora, diciamo che noi possiamo, in caso in cui il minore abbia compiuto un reato, noi possiamo dare solo delle indicazioni parziali, e cioè soltanto, per esempio, o un nome di fantasia, oppure le iniziali del nome, ma sempre facendo in modo
che non si possa arrivare alla identificazione del minore stesso, perché comunque il minore è sempre un soggetto debole, anche se ha compiuto un reato, e quindi non va indicato alla cosiddetta al pubblico ludibrio, diciamo così. Se invece il minore è protagonista, come può capitare, di eventi sportivi anche internazionali come possono essere le Olimpiadi, in quel caso il cronista può raccontare del minore, perché il minore stesso diventa in qualche modo protagonista di un evento più grande di lui, ma in questo evento ci sono delle regole. Quei minori sono stati di fatto, come dire, autorizzati a trasmettere la loro immagine attraverso le liberatorie che le famiglie concedono alle federazioni e che le federazioni di fatto danno ai mezzi di comunicazione, che possono quindi in questo modo riprendere il minore stesso. Altro discorso è se il minore va in una trasmissione, ma insomma in quel caso lì c'è sempre bisogno di una liberatoria, dell'accompagnamento di un genitore, e soprattutto che la trasmissione non metta in evidenza degli elementi particolari per i quali il minore può subire un danno. Come ogni settimana, la parola della professione. La parola di oggi è editoriale. L'editoriale è un servizio giornalistico che di solito viene messo in apertura della prima pagina di un giornale e di conseguenza in un telegiornale sarà il primo servizio che andrà in onda. C'è da fare qualche piccola spigolatura. L'editoriale, secondo una visione classicheggiante, sarebbe un articolo che mette in evidenza il punto di vista specifico della redazione e anche della proprietà del giornale, e quindi molto spesso questo editoriale viene non firmato, perché si ritiene che sia tutta la redazione, tutta la proprietà, tutto il gruppo che è rappresentato da quel giornale ad esprimere quella opinione. Nell'uso comune invece l'editoriale di solito ha una firma, e molto spesso c'è anche la figura nei giornali importanti dell'editorialista, cioè delle firme particolarmente importanti che hanno una particolare competenza su determinati argomenti e che quindi firmano un certo pezzo. È evidente che in un giornale la prima firma è quella del direttore, quindi troveremo spesso degli editoriali firmati dai direttori. Ringrazio Giuseppe De Silva. Grazie per la vostra ospitalità. Arrivederci alla prossima settimana.